Cioccolato e caffè, due ingredienti che insieme stanno benissimo. In questa ricetta, Onda al cioccolato, questi ingredienti si sposano perfettamente, con l'aggiunta però di un tocco in più, la freschezza del latte montato a freddo. Tre densità, tre sapori e tre temperature diverse. È buonissima, facciamola! Prima di tutto, prepariamo la cioccolata calda. Per farlo, l'ideale è utilizzare latte fresco intero, in modo tale da ottenere la giusta densità. Possiamo utilizzare un bricco e aggiungiamo all'incirca 90 ml di latte, che sono più o meno l'equivalente di una tazza e mezzo di caffè espresso. A questo punto aggiungiamo la cioccolata. Io utilizzerò una bustina intera, ma poi voi ovviamente a casa potrete decidere se ottenere un prodotto finale più o meno denso, aumentando o diminuendo la quantità della polvere. E a questo punto possiamo mescolare con un cucchiaio per fare in modo che i due ingredienti si amalgamino perfettamente. Mescoliamo. A questo punto scaldiamo il nostro preparato fino ad ottenere una crema molto corposa e densa. Prima facciamo andare un po' il vapore in modo tale da eliminare un po' di acqua che di solito rimane sempre sulla lancia e facciamo partire il vapore. Potete anche tenere una mano sul bricco in modo tale da controllare la temperatura. Ma in questo caso la cosa più importante sarà la densità del prodotto finale. Eccoci qua. Chiudete il vapore e ricordatevi sempre di pulire la lancia perché, come vedete, rimane sempre un po' sporca. La densità è perfetta. A questo punto abbiamo raggiunto all'incirca 80 gradi, quindi chi lo desidera può stemperarla con acqua oppure con latte. Prendiamo il nostro bicchierino e nel frattempo rimettiamo la macchina nella modalità espresso. Versiamo la cioccolata all'incirca 15-20 ml. Ecco, più o meno così. E adesso possiamo preparare l'espresso aggiungendolo direttamente al cioccolato. Ecco qua. Eccoci qua, all'incirca 20 ml di caffè. Come vedete, caffè e cioccolato sono rimasti separati. Adesso non resta che montare il latte a freddo. Per farlo utilizzeremo latte totalmente scremato. È anche molto importante che sia freddo, solo in questo modo riusciremo ad ottenere una crema compatta e densa. Versiamo un po' di latte nel bricco, all'incirca 40 ml, quindi l'equivalente di una tazzina di caffè. Adesso lavoriamo il latte con il frustino fino ad ottenere la giusta consistenza. 10 secondi saranno sufficienti. Eccoci qua, è pronta. Ruotate il bricco per fare in modo di rendere la crema più omogenea. E poi andate ad unirla al cioccolato e al caffè. Ecco fatto. Ed ora è arrivato il momento di assaggiarlo. Ottimo, si percepisce subito il contrasto tra caldo e freddo, la freschezza della crema, il profumo del caffè e la densità del cioccolato. È proprio come il movimento di un'onda. Vuoi assaggiarla?